Sì, non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, tanto più non possiamo tollerare che in questo momento in cui la comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici, questi risultati siano vanificati addirittura da migranti che vogliono sfuggire, tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Non ce lo possiamo permettere. Qui dobbiamo essere duri, inflessibili. Stiamo collaborando con le autorità tunisine. E quella è la strada. Io stesso ho scritto al presidente tunisino Kais Saied una lettera proprio l'altro, e sono contento che ieri abbia fatto visita ai porti per rafforzare la sorveglianza costiera. Noi dobbiamo contrastare i traffici e dobbiamo contrastare l'incremento degli utili da parte dei gruppi criminali che alimentano questi traffici illeciti. Dobbiamo assolutamente quindi continuare in questa direzione. Dobbiamo intensificare i rimpatri. Stiamo lavorando, abbiamo fatto una riunione con i ministri competenti, ancora siamo in stretto quotidiano contatto, il ministro Di Maio, il ministro Lamorgese, il ministro Guerini, la ministra De Micheli. Sono tutti i ministri direttamente coinvolti, ci sentiamo, ci aggiorniamo e stiamo lavorando per evitare ovviamente che questi traffici possano continuare. Con i rimpatri dobbiamo assolutamente rimpatriare. Non si entra in Italia in questo modo. E soprattutto in questo momento di fase acuta non possiamo permettere che la comunità nazionale sia esposta a ulteriori pericoli non controllabili.